Buongiorno, nella lezione di oggi parleremo dell'imperatore Diocleziano e delle sue riforme. Nel video di oggi tratteremo la prima parte delle riforme di Diocleziano, mentre invece rimanderemo la trattazione della seconda parte delle sue riforme ad un successivo video, a una successiva lezione. Diocleziano fa parte dei cosiddetti imperatori illirici, detti così perché provenivano da una regione dell'impero romano detta appunto Illiria. L'Illiria corrisponde alla vecchia provincia dell'Illirico e quindi ai Balcani. Gli imperatori illirici iniziano a regnare dalla metà del III secolo. Quindi dal 250 in poi, in piena fase di anarchia militare, quindi in quella fase che aveva visto l'alternarsi al potere di molti imperatori deboli e controllati dall'esercito. Diocleziano salì al potere nell'anno 284 d.C. e regnò fino al 305. Diocleziano quindi regna per un periodo piuttosto lungo, per un ventennio circa, e lui fu artefice di molte riforme decisive, importanti per l'impero romano, anche se non tutte queste riforme poi ebbero successo, come vedremo. Diocleziano comunque fu il primo imperatore, dopo l'anarchia militare, a garantire una certa stabilità all'impero. Diocleziano, come detto, era illirico, proveniva da una città in Dalmazia di nome Spalato, la città di Spalato, che oggi esiste ancora e possiamo vederne i resti, possiamo vedere i resti del palazzo. Ciò che resta del palazzo reale di Diocleziano. Spalato era dunque la città della Dalmazia in cui era nato Diocleziano. Lui era inizialmente un soldato. Proveniva da una famiglia di umili origini, una famiglia dalmata di umili origini ed era un soldato. Diocleziano percorre tutti i gradi, diciamo, dell'esercito da soldato semplice fino a divenire generale. E poi da generale le sue legioni lo acclamarono imperatore appunto nel 284. Diocleziano ebbe come primo obiettivo evidente quello di rafforzare l'autorità dell'imperatore. Quindi a questo scopo egli decise di emanare una serie di riforme. Diocleziano aveva come primo scopo quello di far sì che il potere dell'imperatore non dipendesse più dall'esercito, dalla forza degli eserciti, che come sappiamo nel periodo precedente aveva causato non pochi problemi, no? Alla stabilità del potere imperiale. Diocleziano agì con le sue riforme in tre settori. Allora, il primo settore è appunto il settore militare, la riforma degli eserciti. Il secondo settore è il settore amministrativo, territoriale, e in questo secondo punto includiamo la cosiddetta tetrarchia. E infine un terzo settore riguarda il fisco, l'economia. Inoltre, come quarto punto, potremmo mettere la politica religiosa di Diocleziano, la persecuzione contro il cristianesimo. Oggi svilupperemo i primi due punti, nella lezione successiva invece la seconda parte con gli altri punti. Prima però è opportuno che facciamo una premessa su come Diocleziano rivoluzionò, modificò
il potere dell'imperatore. Diocleziano ristabilì, diciamo, il carattere divino della persona dell'imperatore. Ribadì e rafforzò il carattere divino della persona dell'imperatore. Egli si fece chiamare Iovius, Iovius, che vuol dire figlio di Giove, e quindi, secondo questo culto, la persona dell'imperatore era di origine divina e quindi sacra. Si elevava al di sopra degli altri uomini in quanto sacra. E sacro quindi era anche il potere che aveva. Diocleziano si fece inoltre attribuire altri due epiteti, Dominus et Deus, che tradotto significa Signore e Dio. Dominus et Deus era la dicitura con cui l'imperatore Diocleziano si faceva chiamare dai sudditi. Inoltre, Diocleziano rafforzò il cerimoniale di corte, rendendolo molto più severo e obbligando tutti i sudditi all'inchino davanti alla persona dell'imperatore, la cosiddetta proskynesis. No? In greco. Era un'usanza tipicamente orientale, evidentemente, che come qualcuno di voi magari ricorderà, già alcuni imperatori della dinastia Giulio-Claudia, no? Avevano tentato di introdurre, pensiamo ad esempio a Caligola. Ecco, Diocleziano riprese questa concezione, che c'era già stata appunto con imperatori precedenti, e la rese stabile. La rese obbligatoria, la rafforzò. La corte dell'imperatore era quindi il solo luogo in cui era possibile promulgare leggi e editti. Un editto è una legge personale scritta dall'imperatore. L'imperatore, secondo questa concezione, non doveva rendere conto a nessuno delle sue decisioni. Quindi non aveva, diciamo, l'obbligo di rendere conto all'esercito e nemmeno al Senato. Non aveva altri mediatori. Ecco, quindi un primo punto è proprio il rafforzamento del potere imperiale. Parallelamente, e siamo sempre nell'introduzione, Diocleziano rafforzò anche il culto delle divinità tradizionali. Fatto molto importante questo. Diocleziano riprese e rafforzò, rese più solidi, confermò i culti pagani, quindi gli dei del Pantheon tradizionale di Roma, e quindi perseguitò sia i culti orientali, che come sapete erano stati introdotti già dalla dinastia dei Severi, no? Eliogabalo ad esempio, e al tempo stesso però perseguitò, come vedremo, il cristianesimo. La grande persecuzione, no, del 303-304 è proprio quella in cui Diocleziano perseguita i cristiani in quanto tali. E questo si differenzia con altre persecuzioni precedenti, ad esempio quelle di Nerone o di Domiziano. Ecco, qui i cristiani non vengono perseguitati tanto per questioni di ordine pubblico, ma proprio in quanto credenti nel cristianesimo. Come vedremo, la persecuzione di Diocleziano, questo lo vedremo la prossima volta, non avrà successo, fu semplicemente un tentativo di, come dire, di restaurare la religione pagana, ma ormai il cristianesimo era troppo diffuso nell'impero perché lo si potesse fermare tramite una persecuzione pur violenta, indubbiamente, come fu quella, appunto scatenata da Diocleziano, soprattutto nelle regioni orientali. Dove il cristianesimo era più diffuso. Bene, passiamo adesso a parlare della prima grande riforma di Diocleziano, cioè la riforma dell'esercito. Dunque, qual era lo scopo? Lo scopo era quello di evitare ribellioni militari comandate.
comandate dai generali, no? Come era stato ad esempio nel periodo dell'anarchia militare. Per evitare di trovarsi in una situazione come questa, in cui il potere era nelle mani degli eserciti e le legioni avevano una grandissima forza, Diocleziano decise di intervenire innanzitutto sull'esercito e lo riordinò. Dunque, il numero dei soldati attribuiti a ciascuna legione venne diminuito. Al tempo stesso, Diocleziano aumentò di molto il numero delle legioni. Quindi c'erano più legioni numericamente, ma con meno soldati al loro interno. Le legioni erano di più rispetto a prima, ma erano più deboli al loro interno, quindi i generali avevano meno potere rispetto a prima. Quante erano le legioni? Beh, teniamo conto che, come voi sapete, al tempo di Augusto, le legioni ordinarie, quindi non stiamo parlando dei pretoriani, le legioni ordinarie erano 25. Poi, già con Traiano, siamo a 30 e lui, Diocleziano, portò il numero delle legioni oltre le 50. A seconda dei periodi di questo ventennio, l'esercito andava da un minimo di 53 legioni a un massimo di 56. Quindi abbiamo effettivamente un esercito che si compone di molte più legioni rispetto a prima ed è quindi più numeroso, anche se le singole legioni erano più deboli perché avevano meno soldati. Quanti erano in totale? In totale era un esercito di circa 600.000 uomini, molti, se consideriamo i tempi. Erano 600.000 uomini non produttivi dal punto di vista economico, potremmo dire, e quindi andavano pagati e mantenuti. Combattevano, ma dovevano essere mantenuti. E questo, come vedremo, avrà delle conseguenze serie sull'erario, no? Sulle spese militari per mantenere tutti questi soldati. Inoltre tenete conto che ci troviamo ancora in un'epoca di forte crisi economica, demografica, e quindi la crisi economica in qualche modo viene a intrecciarsi con le nuove necessità di spese militari che Diocleziano si trova a sostenere. Diocleziano inoltre divise l'esercito in due categorie distinte. La prima categoria sono le truppe di frontiera, chiamate truppe limitanee, limitanee dal nome limes. Appunto, erano soldati schierati sul limes, quindi sul confine settentrionale soprattutto, no? Il confine nord, come sappiamo, quello con le tribù germaniche che tanti problemi aveva creato a Roma fin dai tempi di Augusto. Ricordiamo tutti la battaglia di Teutoburgo del 9 d.C., ma pensiamo anche, per fare un salto di molti anni, al regno di Marco Aurelio, ad esempio, no? Coi Quadio di Marco Manni, ma insomma in generale la frontiera nord, sappiamo, era una frontiera molto problematica e quindi i limitanei avevano il compito preciso di pattugliare i confini, soprattutto il confine nord. Poi, sempre nell'esercito, troviamo anche il cosiddetto comitatus. Comitatus. Il comitatus era la parte più forte dell'esercito, era un nucleo, diciamo, di soldati scelti e obbedivano direttamente all'imperatore. Non sono simili ai pretoriani, qui si tratta proprio di soldati che fanno parte delle legioni, il cui comando però l'imperatore avoca a se stesso.
Il comitatus doveva essere pronto a muoversi agli ordini dell'imperatore dovunque fosse necessario. Dunque, la riforma dell'esercito ebbe due conseguenze, una positiva e l'altra negativa. La conseguenza positiva fu certamente il fatto che questo sistema restituì una certa efficienza all'esercito, permettendo ad esempio di proteggere e di controllare meglio le frontiere. Questo è uno dei motivi per cui Diocleziano riuscì a regnare per così tanto tempo, 21 anni. Al tempo stesso, però, questa riforma ebbe anche uno svantaggio notevole che ho già accennato prima, il fatto che si tratta di una costosa. E quindi, dal punto di vista delle casse dello Stato, era una riforma che richiedeva dei sacrifici, 600.000 uomini non produttivi in tempo di crisi, da mantenere. Una volta riformato così l'esercito, e quindi diminuito, no, il potere delle singole legioni, e quindi anche rafforzato il suo stesso potere imperiale, Diocleziano stabilì un'altra serie di riforme. Passiamo pure al punto 2, riforma amministrativa territoriale, la cosiddetta tetrarchia. Il nome tetrarchia, che è forse quello che indica la riforma più nota, più famosa di Diocleziano, significa governo di quattro persone. Quindi monarchia, governo di uno. Diarchia, come abbiamo visto, governo di due, tetrarchia, governo di quattro. Questo perché Diocleziano si rese conto che il territorio dell'impero era troppo vasto per essere controllato da una sola persona, da una sola capitale, peraltro distante, no? Come era Roma, dalle zone problematiche, dalle frontiere. Quindi, innanzitutto, Diocleziano divise il territorio dell'impero in 12 diocesi. Ogni diocesi raggruppava al suo interno alcune province. Quindi le vecchie province vengono riorganizzate, suddivise in diocesi, e poi tre diocesi formavano una prefettura. Quindi c'erano molte province raggruppate in 12 diocesi, a loro volta divise in quattro prefetture, e ognuna di queste quattro prefetture aveva una sua capitale. Allora, l'impero venne quindi diviso in quattro regioni molto ampie, le prefetture, che avevano anche dei nomi. Allora, esisteva la prefettura delle Gallie, che corrispondeva in pratica al vecchio impero delle Gallie di Postumo e comprendeva all'incirca la Liberia, quindi la Spagna e il Portogallo, la Gallia, l'attuale Francia e la Britannia. Aveva come capitale Treviri. Poi c'era la prefettura d'Italia, che comprendeva oltre all'Italia anche una parte dell'Africa settentrionale, e aveva come capitale Milano. La prefettura dell'Illirico, che comprendeva delle regioni dei Balcani, aveva come capitale Sirmio, e infine la prefettura d'Oriente. La prefettura d'Oriente era la più vasta delle quattro territorialmente e comprendeva molte regioni orientali, aveva come capitale Nicomedia. Allora, capitali in cui risiedeva un personaggio di dignità imperiale. Ho detto personaggio di dignità imperiale, non imperatore, perché l'imperatore continua ad essere uno soltanto, Diocleziano. Però Diocleziano scelse di dividere il suo potere con altre tre persone di sua fiducia, così che il governo praticamente diventò collegiale, no? Comunitario.
Anche se le decisioni ultime le prendeva sempre lui, Diocleziano, in realtà il governo era comunitario di quattro persone. Allora, Diocleziano scelse per sé la prefettura d'Oriente e si assegnò il titolo di Augusto, perché la prefettura prevede che di questi quattro personaggi due venissero chiamati Augusti e due Cesari. Come nome comune, non nome proprio, come nome comune. Quindi c'erano due Augusti e due Cesari che ricoprivano questa carica. I due Augusti erano superiori come poteri e come dignità ai due rispettivi Cesari. Ognuno dei due Augusti, appena entrato in carica, si sceglieva un suo Cesare come collaboratore e successore. Fatto molto importante questo, come vedremo dopo. Allora, come detto, Diocleziano era l'Augusto d'Oriente e aveva quindi la sua capitale a Nicomedia. Poi il regno parallelo, la prefettura parallela a quella d'Oriente era la prefettura d'Italia. E qui troviamo come Augusto Massimiano, che era un generale illirico scelto da Diocleziano stesso. Risiedeva a Milano. Poi troviamo la prefettura delle Gallie, con Costanzo Cloro come Cesare, e infine la prefettura di Illirico con Galerio come Cesare. Quindi Diocleziano aveva come Cesare Galerio come collaboratore, Massimiano aveva come collaboratore Costanzo Cloro. Come vedete, nelle quattro città che formano le quattro capitali della tetrarchia manca Roma, eh? Roma in effetti perse il ruolo di capitale a tutti gli effetti, rimase semplicemente una capitale simbolica e perse completamente il suo potere. La tetrarchia è il procedimento che, come dire, porta al minimo il potere anche proprio politico di Roma. Il Senato di Roma non cessò di esistere perché Diocleziano non abolì il Senato. Però di fatto era confinato alla sola gestione della città, quindi il Senato diventa una specie di consiglio comunale, nei fatti, della città di Roma. Si porta a compimento quel processo di diminuzione dell'importanza di Roma, più in generale della penisola italica, che era iniziato molto tempo prima. Allora, sulla tetrarchia, il sistema viene chiamato appunto tetrarchia. E la tetrarchia aveva due scopi principali. Due erano gli obiettivi che Diocleziano si era posto organizzando il sistema della tetrarchia. Un primo obiettivo era quello di difendere meglio i confini. Diocleziano pensava che organizzando i confini in questo modo, quindi con quattro tetrarchi a presidiarli, sarebbe stato più facile per lui controllare appunto le zone di frontiera. Anche perché ognuno di questi quattro personaggi, quindi Diocleziano, Massimiano, Galerio e Costanzo Cloro, aveva a sua disposizione un suo esercito, un suo comitatus. Quindi c'erano quattro comitatus a disposizione dell'imperatore, del tetrarca. Un primo problema quindi era il controllo delle zone di frontiera. La seconda problematica che Diocleziano tentò di risolvere con il sistema della tetrarchia era il problema della successione, che come abbiamo visto molte difficoltà aveva creato fin dai tempi di Marco Aurelio, no? Con Commodo e poi per tutto il III secolo praticamente. In fin dei conti, il periodo dell'anarchia militare non è altro che un periodo che deriva dalla difficoltà di trovare una successione degna agli imperatori. Ecco perché non si impone nessuna dinastia in questi 50 anni, no? Dal 238 al 284. Dunque, perché la tetrarchia risolveva nelle intenzioni di Diocleziano il problema della successione? Perché il meccanismo prevedeva che
Poco prima dell'abdicazione, i due Augusti cedessero il loro potere ai due Cesari. Quindi in questo caso Diocleziano e Massimiano a un certo punto avrebbero dovuto abdicare e lasciare il trono e al loro posto sarebbero divenuti Augusti i loro due rispettivi Cesari, Galerio e Costanzo Cloro, che si sarebbero quindi scelti a loro volta altri due rispettivi Cesari. E quindi si sapeva ben prima dell'abdicazione dell'imperatore chi sarebbe stato il suo successore, scelto oltretutto da lui. Con questo sistema, Diocleziano avrebbe voluto appunto porre rimedio al problema della successione. Ora, io vi consiglio di guardare poi la mappa, il file che vi ho allegato con la mappa della tetrarchia, oppure anche nel vostro manuale di storia, e lì vi rendete conto di come effettivamente l'impero viene spartito in quattro parti, in quattro prefetture. Il sistema della tetrarchia, che sembra così logico, no? Sulla carta, sembra addirittura un sistema sì, molto razionale per organizzare sia il potere che anche l'impero, in verità aveva delle evidenti difficoltà di gestione e quindi entrò in crisi già dopo il 305, quando Diocleziano abdicò e si ritirò a vita privata a Spalato. Ecco, anche questa è una caratteristica che distingue Diocleziano da tutti gli altri imperatori. Egli fu il primo e l'unico imperatore romano ad abdicare, quindi a rinunciare volontariamente al trono, perché come vedremo ormai nella prossima volta, Diocleziano nel 305, dopo 21 anni di regno, abdicò e si ritirò a Spalato, in Dalmazia, dove morì 8 anni dopo. Quindi non è esatto dire che Diocleziano muore nel 305, non è vero, eh? Diocleziano abdica nel 305 e muore 8 anni dopo a Spalato, dove si era desiderato, dove si era ritirato, probabilmente anche per verificare, no, la bontà del suo sistema, per verificare il funzionamento effettivo del sistema della tetrarchia, che però purtroppo già tra il 305 e il 306 entrerà in crisi, con una serie di imperatori che si contenderanno il trono, tra questi Costantino, il figlio illegittimo di Costanzo Cloro. Ecco, allora, un'ultima osservazione che si può fare, prima di concludere questa lezione è il fatto che Diocleziano riuscì per un certo periodo attraverso le sue riforme, in particolare con la tetrarchia e con la riforma dell'esercito, riuscì a conservare l'unità dello Stato, quell'unità che era stata fortemente messa in crisi durante il III secolo. Diocleziano inoltre riuscì a rafforzare il potere imperiale a far sì che il potere dell'imperatore fosse più forte di quello degli eserciti. Inoltre, Diocleziano creò anche, sia a Spalato, dove aveva il suo palazzo personale, sia a Nicomedia, dove aveva la corte, come prefetto d'Oriente, Diocleziano creò anche una corte molto fastosa con migliaia di funzionari e nel culto dell'imperatore che Diocleziano istituì entra anche il fatto che l'imperatore, proprio perché Dominus et Deus, padrone, signore e Dio, non doveva farsi vedere troppo dal pubblico, quindi nel suo palazzo lui prendeva le decisioni, ma mancano tutti quegli aspetti di popolarità che noi abbiamo visto in altri imperatori, ad esempio in Caligola, in Nerone, in Commodo. Ecco perché Diocleziano fu un imperatore non molto popolare in verità.
Teniamo conto poi che sotto Diocleziano ci furono anche le persecuzioni del cristianesimo che acquisiva sempre più popolarità tra la popolazione, perché accettavano il martirio come una prova, come abbiamo visto, e non come una punizione. Un'ultima osservazione, Diocleziano, con questo suo sistema, come vi ho detto, priva la città di Roma della sua dignità imperiale in pratica, perché non è più necessario che l'imperatore viva stabilmente a Roma. Infatti, a Diocleziano viene attribuita anche dagli storici del tempo la celebre frase: dovunque ci sia l'imperatore, là c'è Roma. Una frase che ci fa capire bene che non era necessario che l'imperatore restasse nel palazzo imperiale di Roma come era stato per i secoli precedenti. La corte imperiale, e quindi Roma, no? L'impero romano, che si identificava con la persona dell'imperatore, c'era ovunque l'imperatore fosse, in quel momento. Qui finisce la prima parte delle riforme di Diocleziano e quindi ci aggiorniamo presto per la seconda parte. Arrivederci.